Luca Onestini e Ivana Mrazova, parla la misteriosa fan, la sua delusione. Luca Onestini e Ivana Mrazova, i due ex Stefani stanno insieme oppure no? Riccardo Signoretti critica la coppia a Pomeriggio 5 e l'ex tronista risponde per le rime, ecco le ultime. Dopo più di un mese dalla fine della seconda edizione del Grande Fratello VIP, si parla ancora delle coppie che hanno reso vivo il reality show. Luca e Ivana, sono una di queste, insieme a Cecilia e Ignazio. Ricordate la misteriosa donna che aveva mandato molto messaggi aerei all'ex tronista? Intervistata da Fanpage, ha avuto modo di raccontare il suo punto di vista, speravo potesse in qualche modo capire quello che provavo. Se non dopo il primo aereo almeno dopo il quarto. Onestini non ha mai scritto alla mail che avevo creato per lui. Non nutro rancore nei suoi confronti, ma sicuramente delusione. Probabilmente ho fatto l'errore di sopravvalutare la sua sensibilità. Sarebbe bastata una sola mail con scritto, grazie per i tuoi pensieri, ha confidato la misteriosa ammiratrice. Certo, aggiunge, l'iniziativa di inviare gli aerei è stata mia e Luca aveva tutto il diritto di comportarsi come meglio credeva. Non aveva nessun obbligo e sono una persona abbastanza strutturata da capire che non dovevo aspettarmi niente. Non conosco le sue ragioni, forse ne avrà di buone. Mi limito a registrare le mie emozioni. Aggiornamento di Valentina Gambino. La coppia si diverte insieme. Cosa c'è davvero tra Luca Onestini e Ivana Mrazova? La domanda si ripete costantemente tra i fan della coppia, nata davanti alle telecamere del Grande Fratello VIP 2. Per ora tutti gli indizi sembrano portare a qualcosa in più di una semplice amicizia, come ammesso tra le righe dai due interessati oltre che dal caro amico Raffaello Tonnon. La frequentazione dei due ex Stefani è confermata dalle foto e dai video che entrambi pubblicano nelle rispettive Instagram Stories, l'ultimo dei quali mostra Ivana e Luca alle prese con alcuni acquisti al supermercato. Tra qualche risata e le solite battute, che da sempre hanno caratterizzato la coppia, la bella modella ceca ha comprato un prodotto che non può mancare nel suo appartamento ovvero l'inseparabile collutorio, clicca qui per vedere il video. E tra i momenti immortalati dall'ex tronista di Uomini e Donne, segnaliamo anche un incontro a cena con Francesco Monte. Anche in questo caso il botta e risposta è divertente, con l'ex di Cecilia che afferma, ragazzi, sto ragazzo vive con il telefono in mano. La risposta di Luca, non è vero, chi è che ce l'ha in mano adesso? Virgolag. Le dichiarazioni a Pomeriggio 5. Luca Onestini e Ivana Mrazova stanno insieme oppure no? Questo è il dilemma che affligge il popolo dell'internet ormai da più di un mese. Lo scorso dicembre infatti, la seconda edizione del Grande Fratello VIP ha avuto fine con un terzo posto per lei e una seconda posizione per l'ex tronista di Uomini e Donne. Una volta fuori dalle quattro mura di Cinecittà, la potenziale coppia ha incominciato le prime mosse di avvicinamento e, dopo essere stati paparazzati, si è parlato di una storia d'amore ufficiale. La conferma, è arrivata tramite i giri di valzer, andati in onda durante lo scorso sabato nel corso del primo appuntamento dell'anno con Verissimo. Dello spinoso argomento, si è parlato anche da Barbara D'Urso durante Pomeriggio 5. La ruspante conduttrice napoletana infatti, parlando con Riccardo Signoretti, ha avuto modo di conoscere gli ultimi risvolti tra i due. Secondo il direttore di Nuovo e Nuovo TV, tra di loro non ci sarebbe alcuna passione, a differenza di Cecilia e Ignazio che sembrerebbero ogni giorno più focosi e appassionati. Luca asfalta Signoretti, la risposta dell'ex tronista. Non succede niente tra i due, sto rivalutando Cecilia e Ignazio. Tra Luca e Ivana è una storia da casa di riposo, una storia tra anziani,
ha commentato Riccardo Signoretti a Pomeriggio 5. Di opinione differente, Raffaello Tonon, ospite anche lui del salotto televisivo di Barbara D'Urso, ma cosa dice? Non si possono fare paragoni tra persone diverse che vivono l'amore in modo diverso. Se succederà qualcosa sono fatti loro. Hanno preferito che il rapporto crescesse diversamente da come hanno fatto altri. Non sto dicendo che è meglio o peggio, solo che è diverso. Luca lo fa con discrezione e classe. Anche in questo caso, la ruspante conduttrice non ha perso l'occasione per sferrare la nuova frecciatina contro Ignazio Moser, affermando: "Luca è stato rispettoso, voto il modo da uomo in cui si è comportato". A poche ore di distanza, è arrivata anche la replica divertita di Luca che tramite le storie si ha affermato: "Raga, non ho ben capito la storia della casa di riposo, magari me la spiegherete voi, comunque io amo le case di riposo, amo stare con le persone più grandi di noi, chiunque sia stato lo ringrazio, per me è un complimento". E aggiungo che come già in passato, andrò a trovare i nonni nelle case di riposo. Mi raccomando, chi ha la fortuna di averli se li tenga stretti perché sono preziosi.